macro categoria studi e boutique legali e professionali. La categoria è diritto societario. Andiamo a vedere il premio. È boutique di eccellenza dell'anno M&A and Restructuring. Vi leggo subito la motivazione e poi andremo a leggere il nome del vincitore. Per essere in grado di patrocinare cause complesse e di valore, risolvere problemi con semplici soluzioni e guidare la propria clientela fuori dalla crisi, fornendo loro gli spunti più innovativi per stare al passo con i tempi, per l'attenzione all'innovazione e alla responsabilità sociale. Il premio va a Studio Legale Borrelli. È in collegamento con noi il titolare dello studio, Paolo Borrelli. Avvocato, ben trovato. Salve, buongiorno. Le chiedo subito un commento a caldo per questo premio. Siamo molto contenti di questo riconoscimento che premia l'impegno di questi anni in questo ambito del diritto societario e della ricerca costante del nostro studio a trovare soluzioni che siano sempre le più innovative, le più in linea con le esigenze dei nostri clienti. Guardi, lei ha ripreso alcune parole chiave che sono contenute nella motivazione che abbiamo letto. Io gliele ripeto, le ripeto perché possiamo partire da qui per un altro commento rispetto anche a quello che è successo, quindi a quello che abbiamo vissuto tutti e voi come studio a livello professionale e anche quello che potrà essere il futuro. Cioè le parole sono l'innovazione, lei ha parlato di processi innovativi piuttosto che crisi, quindi saper anche guidare fuori dalla crisi, no? In un momento decisamente difficile come quello che ha attraversato il nostro paese. Ecco, come guardare al futuro? Sicuramente già eravamo pronti, nel senso che eravamo completamente digitalizzati già da qualche anno, e chiaramente con questa crisi il processo di digitalizzazione della struttura è cresciuto ancora di più, ma proprio questi mesi ci hanno fatto riflettere e anche costruire un modello per aiutare tutte quelle aziende che hanno subito delle grosse perdite di ricavi e delle difficoltà derivanti proprio dalla crisi che abbiamo vissuto tutti quest'anno. E quindi diciamo che il futuro, almeno per noi, è attraverso la competenza che abbiamo acquisito in materia anche societaria, aiutare le nostre assistite a costruire operazioni, diciamo, appunto di ristrutturazione che possano permettere loro di voltare pagina sempre con una grande attenzione all'innovazione e al digitale. Per concludere, altra parola chiave accanto a quella di innovazione, la responsabilità sociale. La responsabilità sociale, che è un tema a noi caro e per la quale, diciamo, da quando siamo nati, da quando è nato questo studio, che rivolge un'attenzione particolare e offre anche pro bono attività svantaggiate. Bene, ottimo, grazie Avvocato Paolo Borrelli, naturalmente complimenti a lei, al suo team, al suo studio e grazie per essere stato con noi. Grazie mille.